Ciao a tutti, con questo breve video vorrei introdurvi l'importanza della fluidoterapia nel paziente critico. È la terapia principale alla fine dei pazienti che arrivano in emergenza e in terapia intensiva. È tanto, come dire, conosciuta quanto molto spesso nasconde delle insidie e delle difficoltà nel suo utilizzo. Molto spesso non sappiamo quali fluidi somministrare, quanti, in quanto tempo e poi per quanto tempo, come nel paziente ricoverato in terapia intensiva. Questo ad esempio è un miso che è stato ricoverato per una insufficienza renale, la cui fluidoterapia è stata scelta ad esempio in seguito alla valutazione dell'emogas, quindi dell'equilibrio acido-base, degli elettroliti, e la cui velocità, come vedete, viene regolata da un sistema infusionale, che è quello che principalmente consiglio nei pazienti ricoverati, proprio per garantire una maggiore precisione nell'arco di tempo che noi vogliamo. Basato sullo stato di idratazione del paziente, sulla quantità di liquidi che esso è in grado di introdurre, o ad esempio, come nel caso del nostro miscio, la presenza di una poliuria. Se volete approfondire appunto l'argomento, con particolare riferimento al paziente gastroenterico che, come il renale, ha la necessità di istituire un piano fluidico adeguato, potete seguire la lezione su Digital Vet Academy, suddivisa in due parti. Vi aspetto e grazie!